E rieccoci tornati finalmente in un nuovo video di spacchettamento di carte di Yu-Gi-Oh! Io sono Dlarz e oggi in collaborazione con Konami andremo ad aprire un prodotto nuovo in anteprima che uscirà in tutti gli OTS, Official Tournament Store, e in tutti i negozi a partire da questo 10 marzo, quindi manca pochissimo. Il prodotto che andiamo ad aprire oggi è un graditissimo ritorno, soprattutto per me perché sono affezionatissimo ad Arsenale Nascosto. Infatti, ecco qui che oggi andiamo ad aprire Arsenale Nascosto. Capitolo 1, e Konami per l'occasione me ne ha mandati 8, tutti in questa confezione giga enorme, che non starà mai nell'inquadratura, quindi... Però, nella visuale standard in cui vado ad aprire le carte non ci starà mai per intero, ma vi lascio una piccola clip che ho registrato prima per farvi vedere un close up sui prodotti. Comunque, Arsenale Nascosto, capitolo 1, che conterrà all'interno un sacco di carte che torneranno dalle vecchie espansioni di Arsenale Nascosto, che ricordo con una nostalgia e un amore infiniti. Girando la confezione vedo già che c'è il favoloso Cerburrel, ci sono mostri Naturia, ci sono mostri Dragunità, e comunque possiamo vedere che ogni confezione conterrà due buste di Arsenale Nascosto. Capitolo 1, ci saranno 18 carte per busta, una di 7 carte rare segrete variant, e c'è un dado per ogni confezione. Noi ne abbiamo 8, quindi faremo anche scorta di dadi. Direi di cominciare ad aprire la prima, giusto per vedere com'è fatta all'interno, poi le apriamo tutte e ci dedichiamo direttamente alle bustine. Ok, sono riuscito a togliere anche i sigilli, vediamo subito all'interno come si presenta la confezione. Allora, sotto abbiamo tutti i tagliandini che ci parlano delle ultime espansioni, degli archetipi e di tutto ciò che c'è da sapere su questa espansione. Ho visto già un piccolo spoiler con i mostri barriera di ghiaccio. All'interno di quest'altra confezione troviamo non solo le bustine ma anche la promo. Adesso vi faccio vedere tutto per bene il contenuto della prima confezione con la promo, il nostro dado a 6 facce classico, logo di Yu-Gi-Oh!, le nostre due bustine belle spesse, devo dire, e qui una promo, vedo subito braccio Arsenale Secret. Andiamo ad aprire le vecchie promo nelle bustine di plastica, mi rievocano tantissimi ricordi. Eccola qui, braccio Arsenale, una delle carte sincro OG di livello 4, subito slivata perché è bellissima, sempre bellissima, sincro in edizione limitata. Prima di aprire le due bustine direi di aprire tutte le confezioni, vedere prima tutte le promo e poi di aprire tutte le bustine alla fine. Ok, abbiamo tutte le bustine aperte, abbiamo tutti i dadi restanti che abbiamo trovato, ma soprattutto abbiamo tutte le carte promo rimanenti, tra cui un altro braccio Arsenale, il drago utensile, battaglia del caos. Bei tempi. Roncone Dragunità, perché tornano un sacco di archetipi, come vi ho detto, e ci sono anche i Dragunità. Abbiamo Formula Synchron, una delle mie preferite. Ancora Roncone Dragunità. Abbiamo Ripetitore del Mare Profondo, queste sono tutte Secret in edizione limitata. E il Drago Armato Palo, bellissima questa. Meno male abbiamo trovato solamente un paio di doppioni. Non male, non male. E adesso bustine, si comincia con la prima, vediamo subito cosa troveremo. Sono spessissime perché appunto, come abbiamo letto prima dal retro, ci saranno 18 carte per busta, infatti guardate che spessore. Ne troveremo di varie rarità. Vediamo subito il contenuto della prima bustina. Iniziamo con Medium della Barriera di Ghiaccio. Ah, una delle mie preferite se iniziamo così. Uomo alato della fiammata lucente, eroe elementale. Cioè, quanto bella l'artwork, è sempre stato uno dei miei eroi elementali preferiti tra le fusioni, ma anche in generale. Tornado di polvere, carta OG, mente alleata, principessa danzante della barriera di ghiaccio, stratega della barriera di ghiaccio, Dragnov Flamvel, tornano anche i Flamvel, lettore di ciclo, alleato della giustizia. Iniziamo a trovare le foil, attenzione perché qui si iniziano a trovare delle foil abbastanza particolari. Drago Revolver, oh, qui torniamo sempre più, va bene, non dovevo completare la frase. Drago Bianco Occhi Blu, in questa versione con quest'artwork, una delle mie preferite. Ovviamente non può mancare il Drago Nero Occhi Rossi, anche con questa versione dell'artwork, tra le mie preferite. Naturia Coleottero, dietro ho già visto il favoloso Nozochi, lui indimenticabile, io ho giocato anche favoloso per un periodo all'epoca quando uscì. Il favoloso Urustos, il favoloso Ganasha, Naturia Guardiano, Naturia Mascella Formica e Naturia Landoise. Oh, che bellezza! La prima busta, un sacco di ricordi sbloccati, ma andiamo avanti perché voglio vedere anche le altre foil che beccherò nei pacchetti. Ci sono anche un sacco di carte che provengono dal Duel Terminal,
ed erano quindi ottenibili solo in quel modo, adesso sono state messe anche in questo set, ristampate, e come vedete ci sono anche delle rarità particolari, ad esempio le collector. Mago Flamvel, bel tuner di livello 4, Stratos, il migliore. Spezza magia della barriera di ghiaccio, Baby Rock della Valle delle Nebbie, acchiappa nemici alleato della giustizia, anche gli alleati della giustizia, uno dei primi archetipi a venire fuori anche con la prima era sincro, Sciamano della Valle delle Nebbie, Guerriero Tempesta, e guarda qui come vengono via le carte. Per quanto riguarda le foil, qui abbiamo beccato il Tornado di Polvere e il Mago Nero, non solo, oh, è Grimro. Sì, la favolosa Grimro, l'avevo già riconosciuta, che bellezza. Naturia Ciliegie, Naturia Rupe, Colpo Berserker. Eccolo qui, proprio lui, è uno dei primi sincro di cui ho memoria, maresciallo di campo alleato della giustizia. Ne parlavamo proprio 2 secondi fa. Naturia Girasole, Naturia Roccia, Naturia Guardiano e il favoloso Topi. Per adesso stiamo trovando un sacco di favolosi. E non solo, i favolosi comunque mi rimarranno sempre impressi nella mente. Manca solamente da trovare Cruz, che era un'altra delle mie preferite. Ovviamente anche Cerburrel è iconico, hanno delle artwork pazzesche. Ma attenzione, perché qui abbiamo Lady Arpia 2, Cavaliere Reale della Barriera di Ghiaccio, Stratega ancora, Esecutore della Valle delle Nebbie, Truppe d'Assalto della Barriera di Ghiaccio, Rugiada Oscura, sempre della Barriera di Ghiaccio, così come il Pellegrino. Poi, per quanto riguarda le foil, il favoloso Gallabas. Ah, tifone spaziale mistico, in qualsiasi rarità lo fai, è sempre bello, perché l'artwork, proprio con questi colori, l'artwork è troppo iconica. L'artwork farà sempre la sua parte dal lato artistico, in qualsiasi rarità la metti. Anche se il tifone, secondo me, nella sua versione migliore è ultra, assolutamente. Il favoloso Regin, Truppa della Carta, che bellezza, sto proprio tornando ai tempi delle mie prime volte con Arsenale Nascosto. Il favoloso Oltro, Naturia Tulipano, Cavaliere Dragonità Gaed Erg, manca solo Vairayana, Corsesca Dragonità, Naturia Mantide, Naturia Quercia Bianca e Brandistocco Dragonità. E anche quest'altro pacchetto è volato. Ne abbiamo aperti solo 2. Mi sto soffermando un sacco. Certe carte, quando le rivedo dopo tanto tempo, magari alcune carte non hanno neanche mai fatto parte della mia collezione tra quelle OG, però è sempre bello ritrovarne alcune. Lady Arpia numero 3, Uccello di Tuono della Valle delle Nebbie, Falco della Valle delle Nebbie, Kuribo Alato, che fa sempre la sua bella figura, Waboku, All Times, Signore del Tuono della Valle delle Nebbie, un altro Tornado di Polvere, Giavellotto Dragonità. Iniziamo a trovare le foil. Oh, risucchiabilità, che magnificenza, dall'artwork all'utilità della carta e al beneficio che ho tratto da questa carta nei bei vecchi tempi. Ah, che bellezza. Cavaliere Dragonità Barcia, attenzione, ritroviamo anche lui l'avevo praticamente rimosso. Ah, il Wurm delle Nebbie. Mi ricorda i tempi in cui giocavo Demon Eterno e giocavo anche una copia di lui, perché era veramente utile, secondo me. Naturia Farfalla, Naturia Mascella Formica, Naturia Zucca, Esplosione Evolutiva, il favoloso F. Nozoci, Ciawa, me l'ero scordato, e un altro Gallabas. Che bellezza, abbiamo trovato sia il Wurm delle Nebbie che risucchiabilità. Il Wurm delle Nebbie è bellissimo, sincro livello 9, fa rimbalzare in mano 3 carte. E risucchiabilità, la conosciamo un po' tutti. Andiamo avanti con Armatura di Tuono, alleato della giustizia, Falco della Valle delle Nebbie, Truppe d'Assalto, Barriera di Ghiaccio, Quarantena, alleato della giustizia, Waboku, Generale Grunard della Barriera di Ghiaccio, Baby Flamvel, Quarantena, alleato della giustizia, Naturia Bambù, eccolo qui. Tra l'altro non è nella cover, ma è una delle artwork sulle confezioni. Un altro Drago Revolver, un altro Drago Bianco Occhi Blu,
Poi si passa di nuovo alle comuni. Naturia Cornoago, il favoloso F Unicorno, per sempre fedele a questa carta. Quanto utile, quanto mi fu utile, troppo. Letteralmente, se tu e il tuo avversario avete lo stesso numero di carte in mano, puoi negare qualsiasi cosa. Angusti Clavi Dragonità, il favoloso F Pegulsus, bellissima artwork anche qui. Naturia Roccia, Catastor, eccolo qui, questo sicuramente il mostro sincro alleato della giustizia che si vedeva un po' in qualsiasi binder, album, deck, almeno da me. Naturia Barbabietola Cosmica, e con questo abbiamo fatto anche un altro pacchetto, poi dovrò slibare tutte le carte per benino. Andiamo ancora avanti. Samurai della barriera di ghiaccio, un altro Stratos, Criomante della barriera di ghiaccio, ecco, mancava lui. Lui all'epoca lo avevo raro segreto, se non ricordo male, sì? Carovana della barriera di ghiaccio, Medium della barriera di ghiaccio, Guardie segrete della barriera di ghiaccio, Scimitarra Neo Flamvel, Naturia Coccinella, un altro Drago Nero Occhi Rossi, meglio iniziare a separare le foil, eccolo qui, no, questo è Gaebalg, l'altro, avevo riconosciuto l'artwork, l'unico che manca è Vairayana, quella che avevo nominato prima, tra le sincro dei Dragunità, però praticamente abbiamo ritrovato quasi tutte quelle che giravano ai miei tempi, di quando ho le prime memorie dei mostri Dragunità, penso con le prime uscite di questo archetipo, Dioloren, Re della Barriera di Ghiaccio, indimenticabile, un artwork pazzesca. Naturia Fragola, Landoise di nuovo, Trident, Naturia Ananas, un altro Maresciallo di Campo, Coccator tra i favolosi e Naturia Foglia. Ok, meglio appunto iniziare a separare le foil dalle comuni, così dopo almeno per slivare avrò più facilità. Andiamo ancora avanti, che non siamo neanche a metà. Adesso inizieremo a trovare qualche doppione in più. Brunica Flamvel, Principessa Danzante, Difensore della Barriera di Ghiaccio, un Kuribo, Classic Kuribo, Guardia Neo Flamvel, Sciamano della Valle delle Nebbie, Uruquizas Flamvel, che faceva danno perforante e guadagna anche 300 di attacco quando infligge danno da combattimento, ok. Medium della Barriera di Ghiaccio, un altro bel Mago Nero, la favolosa Grimro, Naturia Ciliegie, e si ritorna alle comuni con Naturia Fragola, Quercia Bianca, Coleottero, Ananas, poi si passa ai favolosi con Kudabi, un'altra sincro che mancava di questo archetipo, Naturia Ambrosia e Natura Foglia. Ok, abbiamo trovato un sacco di Naturia in questo pack, un sacco. È peccato tra le foil anche molti doppioni, ma abbiamo ancora tante bustine a disposizione, voglio trovare la varietà più alta possibile. Generale Raiho, Falco, truppe d'assalto, Waboku, Generale, Samurai, un altro Stratos, abbiamo fatto la tripletta, poi Urustos tra le foil, il Cyber Drago, il Classic Cyber Drago, sempre bellissimo, anche in questa versione devo dire. Ah, il Libro della Luna, che bello il Libro della Luna. Aviano Sommo della Valle delle Nebbie, con questa concludiamo anche le foil di qua, ma troviamo la nuova sincro dei favoloso, il Leviatano che mancava, Naturia Leodrago anche, artwork che non si toglieranno mai dalla mia memoria, il favoloso Gallabas, Oltro, Naturia Coccinella, Cusciano, mancava tra i favolosi, e Naturia Frutto Volante. I favolosi sin dalla prima uscita mi incuriosirono molto. Non li ho mai visti arrivare troppo in alto di livello, almeno dove andavo io a fare i tornei del sabato, però per un periodo avevo provato a giocarlo perché avevo visto appunto un altro mio compagno dei tornei del sabato che lo giocava e mi piacquero subito tutti i mostri, ma proprio a livello estetico e di artwork sono tutti pazzeschi secondo me. Stratos ancora, oh, contro l'avversario, Baby Rock, Lady Arpia 3, Sciamano, Guerriero Tempesta, Curibolato, Unicorno, Condottiero Dragonità mancava in effetti, poi c'era anche il Legionario se non sbaglio, Polimerizzazione con l'artwork OG, fa sempre la sua bellissima figura, Naturia Bambù ancora, e poi si passa al favoloso Solchius, Valkyrius, Naturia Farfalla, favoloso Fechawa, Naturia Ambrosia, favoloso Coccator e Naturia Libellula, proprio un Naturia, un favoloso, un Naturia, un favoloso. Mi piace questa alternanza. Allora, sono rimasti 3, 6, 7. 7 bustine, considerando che ne avevamo 16 a disposizione, direi
che siamo praticamente oltre la metà. Guardia Flambel, ancora uomo alato della fiammata lucente, Lady Arpia 1, combattente delle lame, attenzione, Rugiada Oscura, esecutore della Valle delle Nebbie, Rudra, alleato della giustizia, poi si parte con le foil, ancora Waboku, Dragone Rocchi Rossi, Gaebalg e Diuloren, peccato, però troviamo Cerburrel nuovo, giusto per completare anche questo set, Unicorno, Quercia Bianca, Mitstoji anche nuovo, bentornato tra l'altro, Kudabi, Ashen Veil e Leviatano. Ok, in questo pack abbiamo trovato giusto un paio di carte nuove di questa espansione. Peccato, ma abbiamo comunque i pacchetti per rifarci. Vediamo subito. Generale Grunard, Cavaliere Reale, Guardie Segrete, Stratega, tutti barriera di ghiaccio, Kuribo, Daisojo, sempre barriera di ghiaccio, troviamo una delle sincro che all'epoca con la versione dell'effetto, la versione errata, era assolutamente devastante. Un livello 6 con 2800 d'attacco che prendeva anche il controllo di un mostro dell'avversario distrutto, che però te lo metteva in difesa dalla tua parte del campo, ma era comunque devastante perché una volta non c'era bisogno del tuner terra, bastava un tuner qualsiasi. Guardiano Goyo, comunque una delle mie sincro preferite di sempre. Naturia Landoise, Naturia Bambù, Drago Revolver, Drago Bianco Occhi Blu, il favoloso Lorry, Cusciano, Dianaira, Cruz, eccolo qui, mancava anche qui, artwork pazzesca, proprio pazzesca, da ragazzo edgy. Naturia Zucca, Catastor e Naturia Ananas. Ok, anche qui con le foil non ci è andata particolarmente bene perché abbiamo trovato molti doppioni. Nuovo pacchetto, esecutore della Valle delle Nebbie, Rudra alleato della giustizia, Garaldolg, questa la ricordo ma non l'avevamo ancora trovata in questa espansione, Grunica Flamvel, Wardlock della barriera di ghiaccio, difensore della barriera di ghiaccio, Cancello Cosmico, alleato della giustizia, e poi troviamo Solcius, tra le foil, Naturia Exterio, finalmente una nuova, che bellezza, questa l'avevo un po' rimossa, però sì, la ricordo, bellissima artwork, devo dire, bellissima artwork. I Naturi hanno, almeno tra i boss monsters, quindi i sincro, le fusioni, hanno tutti delle artwork strepitose, e ne troviamo anche un'altra nuova armatura decisiva, alleato della giustizia, perfetto. Perfetto, dopo c'è il Mago Nero che abbiamo già trovato in grandi quantità, però va bene, finalmente un pacchetto con tante novità, Naturia Cornoago, che anche non avevamo trovato, neanche Ketsit, neanche il Legionario di cui avevo parlato prima, e Gallabas. Oh, un pacchetto pieno di carte nuove per questo set, meno male, ci siamo ripresi alla grande, pronti per aprire gli ultimi quattro, e vedere un po' che cosa ci uscirà. Garuda Neo Flamvel, nuova, Soldato della Valle delle Nebbie, nuova, Urukuizas, Spezza Magia, forse è nuova se non sbaglio, adesso faccio fatica a ricordarle un po' di doppie che ho trovato, Falco della Valle delle Nebbie, Baby Flamvel, Waboku, Naturia Mascello Formica, se non sbaglio l'avevo trovata common, bene, Drago Nero Occhi Rossi ancora, il Condottiero in questa versione così foil non l'avevo ancora trovato, la polimerizzazione sì, Mitstoji, Tulipano, Lancia Dragonità, questa nuova, Corsesca l'ho trovata, Diff, il favoloso Diff non l'avevo ancora trovato, Quercia Bianca sì e Barbarbiatola Cosmica sì. Va bene, anche questo pack devo dire ce la siamo cavata abbastanza bene, vediamo se esce qualche foil di quelle davvero proprio strepitose che mi faccia urlare. Vediamo un po', di solito succede all'ultimo pacchetto, però non può succedere sempre all'ultimo pacchetto. Ok, per adesso niente di nuovo, ma attenzione perché tra le foil ne troviamo una nuova, Clausola, alleato della giustizia, uno dei vostri alleati della giustizia, normale però, da un tributo con 2300. Il favoloso Raging, foil, molto bene, truppa della carta che avevamo già trovato, e Golem di Lava! Una delle mie carte preferite, Lava Golem, mamma mia quanto sei bello, sei sempre bellissimo, lo evochi con due tributi tuoi ma dal lato del campo del tuo avversario e l'avversario ad ogni turno subisce dei danni, perfetto lui per fare control, per fare burn, fantastico, lo adoro, sempre adorato. Il favoloso Topi, Ketsit, Partigiana Dragonità, Legionario, Cerburrel, Mitstoji e Leviatano. Ok, va bene, va bene, va bene, perché comunque tra le foil ne abbiamo trovate di nuove. Ultimi due pacchetti. E adesso sì che arriva il bello.
Stratega, barriera di ghiaccio, Dragonov Flamvel, Sciamano Neoflamvel, Rugiada Oscura, barriera di ghiaccio, Generale Raio, Clausolas, Geomante, barriera di ghiaccio, Criomante, che apre le foil, un altro Drago Revolver, un altro Drago Bianco Occhi Blu e un altro Cyber Drago. Però il secondo Cyber Drago lo accetto volentieri, devo dire, sono contento. Anche perché di lui ne avevo trovato solo uno per adesso. Lancia Dragonità, Valkyrius, Diff, Chawa, Barbabietola Cosmica, Cocktail e Ashendale. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Il secondo Cyber Drago non si rifiuta. Samurai, Medium, Uomo Alato della Fiammata Lucente, Uccello di Tuono, Mente Alleata, questo è l'ultimo pack. Troviamo il Drago Metallico Oscuro Occhi Rossi che non avevamo ancora trovato per adesso. Catastor, il terzo Cyber Drago, me lo sono proprio chiamato, quindi ne ho tre foil, ottimo. Un altro Book of Moon, va benissimo. E Aviano, Sommo della Valle delle Nebbie. Oh, molto bene, Ortensia nuova. Quindi chiudiamo proprio in bellezza. Milite Dragonità nuova. Alla grande, devo dire. Mamma mia, che belle. Tra le foil ce n'erano alcune che proprio... Il mio cuore, il mio povero cuore. Devo dire che in questa versione fanno la loro bella figura, eh. Mamma mia, che belle. Che belle. E dunque, direi che quindi per questo video in collaborazione con Konami è tutto. Per quanto riguarda Arsenale Nascosto Capitolo 1, vi ricordo che uscirà in tutti gli OTS, in tutti i negozi ufficiali a partire dal 10 marzo di quest'anno. Io ringrazio Konami per questo video in collaborazione e per tutti questi prodotti che oggi ho potuto aprire grazie a loro. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e per avere altri spacchettamenti di Yugi. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.